numerosi e questo sappiamo fa piacere non tanto a me, ma al nostro amico che stasera è qui a parlare. C'è il compleanno di una mia corsista che si chiama Francesca Rinaldo e voglio fargli gli auguri perché auguri, non ti facciamo. Allora, figurati, due parole, do la parola al preside dell'Università Popolare per avere due parole, poi come sempre due cose iniziamo. Un po' i saluti dell'Università Popolare di Caponogara e devo dire che sono veramente fiera come presidente di vedere una platea così appassionata di questa materia. Quindi, da questo punto di vista, credo che come si può dire, la partecipazione vostra ci fa proprio pensare che questo tipo di impostazione di conferenze che riguardano una materia come la fotografia sia stata proprio vincente e di questo mi sento in dovere e l'obbligo di ringraziare ancora una volta pubblicamente Michele Gregolin perché credo che senza di lui non saremmo arrivati a questo. Io vi vedo appassionati di questa materia. Ho chiesto prima appunto se eravate professionisti della fotografia, mi è stato detto che alcuni sono professionisti, ma altri no, sono persone semplici che sono appassionate e che quindi partecipano a questo tipo di rassegna. Ecco, io auguro buon lavoro a tutti e buon proseguimento con il nostro esperto che adesso vi presenterà. Grazie. Grazie, grazie. Allora, stasera intanto come sempre due piccole informazioni, cioè la prima che stasera prima di questo incontro si è riunita la giuria per il premio del nostro concorso Il Bacio, poi saranno loro martedì a raccontarvi, a dire quello che pensano, sì, martedì 5, scusa, martedì 5 marzo alle ore 20, lo ricordo. Facciamo la premiazione e quindi lascerò a loro poi la parola e dire le impressioni sulle foto che avete presentato. Peraltro erano abbastanza e questo ci ha fatto molto felici. Seconda cosa, vi ricordo che il 1 marzo, noi ormai stiamo arrivando alla fine di questa rassegna, il 1 marzo ci sarà la serata dedicata a Stefano Micozzi e io vi consiglio di non perderla perché a parte che è l'ultima sera e quindi anche un modo per salutarci un po' tutti e darci magari un appuntamento per vedremo. E dicevo, una serata interessante perché Stefano è un fotografo molto, molto importante, un fotografo di Roma, un fotografo che lavora sul sociale e avremo modo di vedere non solo delle belle foto, ma di ascoltare una persona molto molto piena di sentimento e so, vedrete sarà una bella persona, ma parliamo di Andrea Fattalo che ho qui al mio fianco. Beh, per prima di parlare di Andrea ricordo che questa nostra rassegna ha il patrocinio, oltre chiaramente al comune, eccetera, sapete bene, l'Ordine Nazionale dei Giornalisti e di cui Andrea è segretario dei fotogiornalisti del Veneto. E quindi insomma è dentro tutto questo mondo. Conosco Andrea da tantissimi anni, da molti anni, troppi anche con lui, troppi oserei dire. E io lo ricordo, due parole veloci, no? Così lo presento. Io lo ricordo quando da giovane ragazzo venne accompagnato dal papà, che si chiamava Aldo, venne accompagnato dove io ho lavorato, c'è cioè un'agenzia fotografica di Venezia che si chiama Foto Attualità. E questa agenzia ha formato quasi, cioè gran parte dei fotografi di Venezia. Beh, io, Marco, Andrea, solo per dire, qui dentro ce ne sono tre. Andrea era un ragazzo, un giovane talentuoso, però all'inizio, come sempre, purtroppo,
purtroppo gli si dava da fare dei servizi non molto importanti, e questo piano piano l'ha portato a crescere moltissimo e a diventare oggi, credo, uno dei fotografi di Venezia sicuramente più quotati, e molto, e vedrete delle bellissime foto sue. Posso dire davvero un'unica cosa per chiudere, che è un bravo ragazzo, ecco, questa è l'unica cosa che io mi sento di dire, è veramente un bravo ragazzo, è una persona che fa piacere avere come amico, e soprattutto ci si può confrontare sempre in maniera molto onesta. Prima di dare la parola a Andrea, direi queste due parole. Sicuramente, se qui ci fosse suo padre, sarebbe molto felice di vedere la strada che Andrea ha fatto. Andrea, a te e grazie. Diciamo che l'inizio di Michele è un complimento a mio altro. Sicuramente, vabbè. Detto questo, posso. Beh, allora a questo punto ho comprato un aneddoto. Avevo 18 anni e uno dei primi servizi che Michele mi era una foto attualità che mi avevo per il gazzettino, molto inesperto, io tra l'altro non avevo una grande macchina fotografica, non ricordo neanche che marca era. Mi disse, c'è un servizio da fare, guarda, in canale grande, e il WWF fa una cosa spettacolare con una papera gigantesca di paglia. Tu vai là, guarda, pensa, questa macchina qui, una Nikon F2, se non ricordo male, senza motore, quindi bisogna caricarla, tre ottiche, 28, 50, 200, io non l'avevo mai vista prima, non mi disse assolutamente nulla, uscì un pomeriggio, feci, credo, un urlo, di scatti vari, sviluppammo il rullo, il quale era quasi completamente bianco, cioè trasparente. Accade che una cosa, non mi spiegò piccolo particolare, dovevo agganciare nelle vecchie ottiche, c'era un aggancio sui Nikon AI, bisognava accoppiare il diaframma. Se tu non chiudevi tutto il diaframma e lo riaprivi, non accoppiavi nulla. E non ricordo cosa combinare, si chiuse tutto il diaframma, tutto a pezzo, ma praticamente non venne fuori niente. Recuperammo quattro scatti. E quindi, come esordio, non era proprio di vabbè, volevo, a parte questo aneddoto che mi è venuto in mente adesso, volevo ringraziare il Comune di Campolongara, l'Università Popolare, e quindi Michele, perché insomma abbiamo mosso i primi passi insieme, mi ha insegnato molte cose di questo mestiere, i primi due anni che sono fondamentali poi per crescere dopo, insomma. Poi si apprende da tutti i colleghi, però diciamo che l'imprinting iniziale c'è. Una dote di Michele, insomma, è sicuramente questo, voi chi lo segue nelle sue lezioni se ne rende conto. E ringrazio l'Ordine dei giornalisti, perché Gianluca Maduri è sempre molto attento a quando si fa qualcosa di fotografia, ci appoggia sempre. Ho iniziato, come dicevo, con il Gazzettino e la Associated Press, con foto attualità. Ricordo con affetto Attilio Costantini, che ci ha lasciato qualche anno fa, un decano di fotogiornalisti che, come diceva Michele, ha sfornato fotografi che poi insomma hanno dato molto, insomma, non solo localmente, ma alcuni sono anche andati fuori a Roma, ricordo Paolo Tre e altri. Magari cambi diversi, lui fa molta politica, altri hanno fatto qui cronaca, insomma comunque è stata una scuola fondamentale. Ho fatto, ecco questo per la cronaca, per capire poi cosa andiamo a vedere, ho fatto una decina d'anni a Nuova Venezia, sono entrato in visione nell'88 con Marco Sabadini e Romano Bartella, Marco Sabadini mi accompagna ancora nel nostro lavoro, ci lavoriamo praticamente dall'88. Fino al 97 abbiamo fatto un lavoro per la Nuova Venezia, quindi con il gruppo Fineggi, dal 2000 poi c'è stato un periodo di freelance, comunque di seguivamo i giornali per l'agenzia, un po' meno, non avendo un giornale alle spalle, assiduamente ma saturariamente. Dal 2002 siamo fotografi del Corriere del Veneto a Venezia, corrispondenti del Corriere della Sera, per il quale già collaboravamo prima, e corrispondenti dell'agenzia di stampa francese, che è FP.
della quale avete avuto un importante esponente qui la seconda serata, Alberto Pizzoli, che è anche un caro amico con il quale abbiamo condiviso, insomma, anche con Michele, periodi interessanti in passato, e con il quale ho il piacere di collaborare qualche volta. Questo per capire quello che andiamo poi a vedere. Quindi il nostro lavoro è concentrato sulla città, principalmente. Usciamo raramente, quando ce lo chiediamo, ma lavoriamo molto sulle news e sulla cronaca in città. C'è da dire che, allora, io ho iniziato questo lavoro coscientemente da fotogiornalista, cioè non sono venuto, normalmente spesso accade che si viene, si è prima fotoamatori, si coltiva la passione e poi si diventa fotogiornalisti, perché vedi che quella è la tua strada. Io volevo fare proprio il fotogiornalista, non volevo fare un altro tipo di fotografie, quindi la foto news e la qualità. Perché penso che in molti casi una foto vale più di mille parole, e penso che comunque nel tempo, ma nel breve non sempre, perché una notizia ha bisogno di essere descritta, spiegata da un testo. La fotografia spesso, soprattutto nei giornali italiani purtroppo, è utilizzata come contorno, non è mai la parte fondamentale. Penso però che in quel tempo la fotografia che tu hai fatto acquisti un'importanza più forte, maggiore, perché il testo si tende a perderlo poi, è difficile che ci rimangano in testa, ci si ricorda delle grandi poesie, di testi particolari, però chi si ricorda per 100 anni cosa aveva detto, cosa si era detto su quella cosa? Certo, ti ricordi se vai a vederlo, però una grande fotografia rimane, perché se è fatta bene rimane. Probabilmente non avrei fatto questo, non avrei fatto sicuramente il fotografo in questi termini se non fossi nato a Venezia e fossi abitato a Venezia, perché credo che Venezia dia delle possibilità diverse, maggiori, di altre città. Vuoi un po' per il fatto che Venezia è conosciuta tutto il mondo, è un'icona italiana, e poi perché ci girano intorno una serie di eventi culturali, tutti ci passano per Venezia prima o dopo, e quindi la possibilità di lavorarci, avendo anche tra l'altro poca concorrenza rispetto alle grandi città, alle grandi metropoli, Roma, Milano in particolare, è più semplice, sembrerebbe tra virgolette, proporre il proprio lavoro. Tutto questo nasconde un'insidia però, perché Venezia è anche la città più fotografata del mondo probabilmente. Non solo dai fotoamatori, anche molto bravi, ma anche da fotogiornalisti di livello, cioè sono passati, Brego Gardini, c'è una mostra sua oggi, proprio in questo periodo a Venezia, ho avuto modo di fotografarlo da chiusura proprio per il Corriere del Veneto. Ma Herbit, tutti praticamente i grandi fotogiornalisti sono passati di qua, hanno fatto uno scatto. E quindi ci si mette comunque in rapporto con questi grandi personaggi. Quindi la difficoltà di dire, di non cadere nel banale, nello stereotipato, nel già visto, è forte. La difficoltà c'è. Quando fai qualsiasi tipo di cosa, quando fai un ritratto a una persona, rischi che sia già visto con quello sfondo, rischi che la quarta l'hanno già fatto in quella maniera. Poi vi farò vedere una parte un po' più relativa alla quarta per capire un po' come lavoriamo. Restiamo su. Scusate la premessa, però voglio farla perché poi voglio guardare le foto un po' più calme. Perché, anche perché penso si capisca meglio quello che andiamo a vedere. Noi a casa abbiamo tutti quanti, io penso a me, ho una scatola a casa di mia mamma, rossa, di quelle di latta. Dentro ho tutte le fotografie di famiglia. Guardandole, ma penso che se lo fate tutti quanti, più o meno siamo sulla stessa linea, si trovano foto di famiglia di momenti felici. Non si tende a fotografarci mentre abbiamo dei lutti, delle situazioni difficili o brutte, o la malattia o un
amici, tendiamo ancora a fare i momenti in cui ci riconosciamo un momento interessante, cioè la nascita di un bambino, la crisma, le vacanze, eccetera, eccetera. A noi fotogiornalisti è demandato un compito un po' più particolare, che è quello di fotografare la vita di tutti i suoi aspetti tutti i giorni. Perché non lo facciamo per noi stessi, ma lo facciamo per chi le guarda. E questo a volte ci può portare ad essere considerati dei personaggi un po' atipici, cioè degli squali quasi, dei falchi, veniamo dipinti in un modo che non è quello che è, perché poi quando si rientra in ufficio, se hanno fatto delle foto di cose che non si vorrebbe mai fotografare, non è poi vero che, insomma, siamo delle persone, quindi teniamo conto dei sentimenti di quelli che sono coinvolti quando fotografiamo un incidente, un incendio o una cosa drammatica. E ragioniamo spesso, e lo facciamo anche con il mio socio che è qua, se è il caso di mettere, non mettere, dare, non dare, una foto, non dare. Questo ve lo dico perché ci tengo molto a questa cosa, perché nell'immaginario collettivo tutto questo mestiere è un po' per colpa anche di molti colleghi che non fanno le cose come andrebbero fatte, ma questo credo stia un po' in tutte le categorie. Non tutti gli avvocati fanno bene, non tutti i commercialisti lavorano bene, non tutti i giornalisti scrivono bene. Io tengo a precisare che sono molto attento su questa cosa, perché penso che il potere che noi abbiamo quando abbiamo in mano una macchina fotografica sia potere forte, un potere reale. Fino a 10-12 anni fa lavoravamo solo per i quotidiani, quindi si vedevano solo i giornali. Io avevo cominciato anche con Michele, lavoravamo anche per la Rai, per esempio. Però insomma, vi ricordo che stampavamo tre foto, si portavano in redazione della Rai e Giancarlo Bo, piuttosto che qualcun altro, le passava, perché non avevano ancora tante truppe. E quindi si facevano due o tre scatti e vedevi le scatti la sera, tornavi a casa, ce l'ho fatta io però. Era anche molto interessante vedere le foto sulla televisione, che adesso non succede quasi mai, insomma, succede raramente. Ecco, questo è una cosa che mi preveva molto, molto dirvi. Quindi noi descriviamo i fatti, cioè, usiamo il mezzo fotografico per indagare le notizie. Ci andiamo intorno, cerchiamo di scavarla a volte quando è possibile, sempre molto meno purtroppo. E cerchiamo, diciamo, siamo dei testimoni silenziosi, perché non è che parliamo, però trasmettiamo attraverso le nostre emozioni, attraverso la nostra macchina fotografica, che è l'estensione della nostra mente di fatto, e diamo un'interpretazione di quello che vediamo, perché comunque un fotografo che è su un fatto di cronaca dà la sua interpretazione. Se vado io do la mia interpretazione, se va Michele dà la sua, se va un altro ne dà un'altra. Non esiste una realtà espressa. Oggi viviamo un periodo di crisi del fotogiornalismo, è un po' paradossale se lo pensiamo, perché siamo bombardati di immagini tutti i giorni, eppure i fotogiornalisti sono sottopagati, maltrattati e spesso derubati dalle foto in rete, per esempio, senza manco nemmeno chiedere permesso. Non dai blogger, che sono l'unica cosa che accetto, perché tra l'altro i blogger sono gli unici che quando ti prendono una foto te la firmano almeno, e non hanno nessun scopo di lucro, ma lo fanno solo perché vogliono trasmettere qualcosa che tu hai trasmesso già agli altri. Non mi va più bene quando viene trasmessa da qualcuno che fa l'editore anche in piccolo, ci guadagna sopra e guadagna col lavoro degli altri, perché spesso le nostre foto sono frutto di ore di accostamenti, di attesa per la luce, per la situazione, per tutta una serie di cose che non dipendono da noi, ma sta a noi catturarle. Vorrei partire da due immagini che non sono mie, ovviamente, che voi conoscete molto bene probabilmente. Sono due momenti, io ho voluto prenderne due come esempio, potrebbero essere segnate al centro. Queste due foto di Nick Hutt della P, che ha vinto il premio Pulitzer del 73
durante la guerra del Vietnam, è diventata di fatto l'icona e sicuramente la foto più conosciuta sulla guerra del Vietnam. Forse una delle foto che ha fatto cambiare l'opinione pubblica americana. A destra avete quella di Jeff Widener, della sempre della P, e della protesta di Piazza Tiananmen. Qui ce ne sono state altre di altri fotografi, mentre la prima no. Questa però è la più gettonata, diciamo. Non so perché, ma comunque è la più gettonata. Parto da questo perché vorrei fare un ragionamento molto breve sulla differenza che c'è tra l'immagine fissa e l'immagine in movimento. A noi oggi viene chiesto anche di fare l'immagine in movimento, perché le macchine fotografiche, tra l'altro possono essere, il web ce lo chiede, ci stiamo attrezzando, noi ci eravamo già attrezzati tempo fa, adesso probabilmente saremo un po' più richiesti da questo punto di vista. E... scusate, mi sono perso, sì, la differenza che c'è appunto tra l'immagine in movimento, che riesce a esprimere completamente un fatto, però di questo fatto i tanti fotogrammi non riesci a selezionarne uno che ti rimane nella mente. La fotografia invece ha questo compito, questa capacità enorme di fissarsi nella mente, nel cervello, perché il cervello non ha una capacità così fluida da potersi adattare a un intero filmato. Però queste immagini rimarranno sempre nella nostra storia, nella nostra mente e nella nostra storia. Allora, partiamo da qui, non ho una cronologia temporale, le ho messe con una mia logica, perché vado a passare. Questo è un incendio del Teatro La Fenice, 29 gennaio 97, io sono stato il primo fotografo assieme a Graziano Arici, eravamo sullo stesso balcone qui, ad arrivare sul posto. Arrivò una telefonata alle 9:15 di sera, mi pare, una giornalista di Venezia, che mi disse c'è un incendio nei pressi della Fenice. Calcolate che all'epoca ci ascoltavano la radio della polizia e a volte non si capiva bene, cioè la notizia non era proprio così pulita, no? Però nel dubbio andavi a vedere, mi vestì e andavi a vedere, arrivai su. Questa non è la prima foto che ho fatto, noi chiaramente non ne abbiamo fatte molte, noi poi arrivò Marco, il mio socio, arrivarono l'altro mio socio, ho poi avuto un po' più di libertà, perché arrivando altri al momento sei un po' chiuso, devi fare. Non sono le prime foto le ho fatte dall'angolo destro, ho visto il fumo uscire, però non ero ancora cosciente di quello che era accaduto. Quando siamo arrivati una volta di fronte e mi trovai con Graziano Arici di fronte, capimmo la portata del fatto, guardavamo solo tutti i pompieri per il momento che non erano, avevano dei problemi nell'attaccare le pompe perché c'erano i canali in secca, c'era di restauro. E la prima cosa che ci venne in mente di fare era salire su una finestra per avere una posizione un po' più ampia. Questa foto mi pare l'avevo fatta con un 28, se non ricordo. Infatti non riuscivo a prendere tutto il terra. Questo è un altro momento forte dell'incendio. Questo è il momento del crollo del tetto. Forte del fatto che il mio socio comunque stava scattando di fronte al teatro, mi sono potuto liberare per andare a fare una foto diversa. Questo è molto importante perché se non lavori spesso sui fatti in due non riesci a fare queste cose, devi fare una scelta. E spesso la scelta è rimanere sul posto dove fai di più. In questo caso però sono riuscito a fare una foto diversa, per forza, salendo sulla tana dell'hotel Saturnia. E ricordo benissimo che il calore che c'era qui, vi posso assicurare, perché essendo alti, dal basso non ti accorgi, ma essendo alti, è stata una vampata pazzesca di calore. Mi ricordo che io e Graziano ci chiudemmo dentro la porta dopo questi scatti qua, da tanto caldo ci arrivava addosso, subito dopo il crollo. Questo è il giorno dopo, il day after. Allora, il day after, la prima foto che vedete a sinistra è all'interno del teatro e noi la facemmo con un,
scavalcando senza farci vedere, come possiamo dire, ma sono passati un po' di anni, a parte che poi sono pubblicate con foto di l'area che fa Senato per il sotto sequestro. Noi entrammo con alcuni colleghi, non ricordo chi c'era, forse c'era il collega Lanza, dall'entrata principale della taverna del ristorante La Fenice. Parlavo con il titolare, il quale ci fece, ci disse: io non ho visto niente, voi uscite pure da quella porta di là. Uscimmo dalla porta laterale che dava esattamente di fronte a un'entrata, un'uscita di sicurezza, e credo che sono state le foto più veloci che ho fatto in tutta la mia vita, queste qua, perché più che scattare guardavo se c'era qualcuno che veniva a prendere. Però non era proponibile non avere una foto dell'interno del teatro La Fenice devastato, e il rischio forse valeva. Poi probabilmente non sarebbe successo nulla più di tanto, però comunque avevamo, ricordo che fumavo ancora e non avevamo molto tempo, quindi qui facemmo, io avevo due macchine, ho fatto delle diapositive del bianco e nero, e poi il tempo giusto di venire lì, insomma, parliamo di qualche minuto. La seconda invece l'ho fatta dall'alto del campanile di Sant'Angelo, mi pare. È stato un po' complicato arrivarci su, perché c'era una scaletta che dava sulla tromba del campanile, insomma, è stato interessante come esperienza quella lì. Poi tra l'altro dava su una piccola finestra sopra, che si doveva inginocchiare e vedere fuori la macchina, e insomma, poi dovevamo darci il tour, sembrava un po' complicato. Queste sono le aghe di Adriatico, la mucillagine del 90. Questa foto qua, ricordo che ci arrivò un'indicazione che c'erano delle alghe antistanti da zona eccessio. Si sapeva che c'erano tante alghe, non così tante, però. Diciamo che qui quello che ha cambiato la foto è sicuramente la persona in mezzo. L'ho messa io, gli ho chiesto se andava, non voleva andare. Il colore non era molto, molto interessante. Però siccome poi c'era anche un mio amico lì, in caso, insomma, fortuito, ha voluto. No, questo non era mio amico, però l'altro amico ha detto: no, dai, tutti. Gli ha dato una spinta, è andato, e si è fatto l'arco, però non è andato in mezzo, prima ha spostato tutto, però chiaramente la foto ha cambiato sicuramente aspetto. Ci è costata anche qualche telefonata del brigatore del libro sta foto, poi, perché poi ha girato molto, è andato in Germania, insomma, è stata sfruttata in modo non corretto secondo me, e poi non era tutto lido così, era un pezzo. C'è incastrato, io l'avevo didascalizzato, però purtroppo i media sono molto bestie. Qui andiamo molto sul recente. Questo è un agricoltore di Sant'Erasmo dopo il tornado, recentissimo. Il tornado è stato, non mi ricordo di tante, non scorso, a giugno. Allora, sul tornado ho fatto parecchie foto, però questa l'ho messa per un motivo, perché secondo me esprime, condensa quello che un fotografo deve saper fare, un fotografo di cronaca. Non l'ho messo in posa il signore, era seduto lì e ci raccontava disperato quello che gli era successo. Lui era praticamente sotto, questa era una baracca con tetto, lui era sotto lì che stava facendo una cosa e gli è crollato letteralmente tutto addosso. Anzi, è volato via, per fortuna, perché sennò non ci sarebbe stato più. E l'ho fatto in bianco e nero, non era colore, però l'ho fatto in bianco e nero perché mi dava più drammaticità. Questo, secondo me, è togliere una foto da 150 che però esprime molto la notizia. Noi dobbiamo sempre considerare che le foto che facciamo, se non c'è una notizia dietro, non hanno nessun valore. Possono anche essere belle esteticamente, ma se non sono legate a una notizia, non fanno il giro, non danno il risultato che devono avere. È chiaro che se la foto è anche bella, oltre che informativa, insomma,
si chiude il cerchio, non è sempre facile farlo. Però diciamo che il bravo fotogiornalista è colui che ha una dote di trovare all'interno di 100 situazioni su un evento quelli uno o due che fanno la differenza. Spesso non è facile perché sei da solo, vorresti metterti in un posto, non lo puoi fare. Se vuoi fare delle cose e farle in modo diverso devi un po' usare. Devi usare proprio l'obiettivo, devi aspettare, a volte vai, non fai perché non accade quello che ti aspetti. Quando sei da solo è molto più complicato, devi scegliere compromessi e fare la scelta. Questa è la bomba al Tribunale di Venezia, è 18 agosto del 2001. Questa foto qui l'ho messa all'interno di, sono tutte foto all'interno dei servizi, cioè tolte ma chiaramente estrapolate. Questa foto è stata un po' complicata perché quando io sono arrivato lì, tra l'altro ero il primo fotografo anche qui perché erano tutti in ferie, ero l'unico che era rimasto a Venezia e tra l'altro il collega dell'ANSA mi aveva dato anche incarico di coprirlo. Infatti quando Mero andava in ferie succede sempre qualcosa, non lo sostituisco più. quella mattina mi alzo, guardo il telegiornale, come al solito, le 8, canale 5, bomba Tribunale di Venezia. Porca miseria, mi sono vestito, non ho mangiato, sono andato via senza appetenarmi praticamente. E arrivo là, sono da solo, tutto cancellato, non riesco a passare, non trovo un poliziotto che mi conosce, ma si mette in mezzo di tutto purtroppo a volte. Poi penso e dico, aspetta che forse se vado dall'altra calle trovo una situazione, perché mi ero accorto, guardando da più distante, ma non riuscivo a vedere perché c'erano in mezzo i banchetti, che i danni maggiori li avevano fatti sul lato dei negozi. Però ho pensato, se riesco ad arrivare da quell'altra parte, col tele, schiaccio, creo una foto d'impatto, che è questa. Ce l'ho fatta mettendo l'obiettivo in mezzo tra la gamba di un poliziotto, credo, e il muro, una roba del genere. Abbassando il punto di vista non mi hanno visto o comunque mi hanno lasciato fare. Dopo sulle maglie, perché c'era la scientifica, ha lavorato, abbiamo dovuto lavorare un po'. Però purtroppo a volte dipende in che momento arrivi. Ci sono dei casi in cui arrivi lì, è ancora caldo, è fatto, succede, lavori, però riesci a lavorare. Ci sono delle volte che arrivi in ritardo, non trasennato, ti tocca insomma i metodi che hai a disposizione, soprattutto le persone che conosci. Poliziotto che passi, sì, ufficiale passa, non valgono spesso neanche i tesserini, cioè, per tessere l'ordine guardano. E qui la composizione è interessante perché si vedono carabinieri, questi sono quelli dell'ostipano, che controllano per terra scientifica, controllano se trovano fatti. Insomma la foto è sicuramente più di impatto col tele che non con la scena angolata. Questi sono questo è il caso del Buranelle scomparse a Burano. Come se ne è parlato per anni, anche adesso recentemente, ogni tanto viene fuori qualcuno del testimone che li tratta, eccetera, eccetera. Questa foto l'ho creata a casa della mamma, credo di Rosalia Morini. L'altra, Paola Costantini, era da zia. E mi facevano vedere le foto che poi ho riprodotto, mi pare che avevo usato le luci di chi l'ha visto qui, che anche qui ero da solo e questa foto ha fatto un po' il giro, però a volte siamo costretti in alcune situazioni a creare delle foto. In questo caso non è che potevo, cioè avevo bisogno comunque delle immagini delle due scomparse e di crearla un minimo, insomma. Io di mio sono uno che cerca di non invadere molto la scena del fatto di cronaca, però non tutti i fotografi lavorano uguale. Noi anche noi cerchiamo di non essere molto invadenti, non andare a dire spostati di qua, mettiti di là, insomma vieni avanti, vieni indietro. Sono fotografi che lo fanno molto perché riteniamo che
che il fatto deve andare da sé, se no non è più news, è un'altra cosa. Soprattutto sui fatti di cronaca, quelli pesanti, no? Però ormai guardavo l'altro giorno su Sky una serie molto interessante che hanno fatto su dei fotografi di nome. Guardavo Paolo Pellegrini, per esempio, e ho visto che molto di quello che fa lo prepara molto. Lo prepara molto prima, fa dei ritratti molto preparati, anche molto belli, però è un altro genere. Un altro genere che non dico che non apprezzo, perché ho fatto molto bene, però parliamo di un'altra cosa. Questa è una foto a cui tengo particolarmente perché non perché sono più Floyd che mi piacciono molto, ma perché per il modo in cui è nata. Avrei potuto portare una foto di Pink Floyd, a parte che il mio socio l'ha fatto molto meglio di me da sopra la basilica, quindi le mie erano sicuramente pessime. Però questa foto è interessante perché quella sera è successo un fattaccio. Io dovevo salire su, mentre Marco aveva una postazione ben definita, mi pare che c'è anche qui, sopra la basilica, da cui c'era una postazione chiara, sicura, netta, insomma, da dove si vedeva tutto, cioè compresi quelli che si sono arrampicati su. Cioè. Io avevo la parte più sfigata, scusate il tempo. Dovevo andare sulla piattaforma che doveva in teoria mettersi davanti al palco. Ora, siccome la piattaforma è partita poco prima del concerto, tutti i signori che erano in fila da ore con la barca che aspettavano di guardare il concerto, si sono visti a piattaforma chi gli si metteva davanti e hanno iniziato a tirarci dietro tutto quello di cui avevano portata di mano. A me mi ha sfiorato una bottiglia d'acqua piena da 1,5 litri, me la ricordo molto bene perché sono scassato. E addirittura un collega si è messo sotto un tavolo del buffet perché mi si è riparato dalla maestra. Dopo pochi minuti hanno deciso che il palco non andava più lì, perché non era neanche corretto, diciamo che l'organizzazione ha avuto qualche pecca su quel campo. Questo ha fatto sì che io non facevo più le foto del concerto, però ho fatto una bella foto da dietro. Passando dietro, perché poi l'ho posizionata dietro, ho avuto un attimo e ho detto, ma quello lì è Gilmour con Wright che aspettano il concerto in backstage, bellissima questa. E col tele ho fatto questa foto qua. Credo sia una delle poche foto di backstage che si vede non ufficiale dei Pink Floyd. Tra l'altro anche l'atteggiamento di Gilmour che si capisce che è sulla passerella, che sa che c'è qui, c'è là qua sotto. Poi io ho fatto le foto davanti, ho rischiato tantissimo perché avevo un giubbino di quelli con le tasche, perché non sono andato via pesante perché era impossibile. Però ho dovuto scendere la piattaforma, beccare una barca che passava e quindi fare il trasbordo tra tutte le barche fino a che sono arrivato a un certo punto, potete pensare che questo in mezzo al bacino, in mezzo a tutto col concerto che cominciava, con la gente che mi guardava, ragazzo quasi matto. Passando di barca in barca sono arrivato a farci 100 metri, infatti avevo una posizione che non era del mondo. Ecco qua, inizio una parte che riguarda la quarta, perché? Perché è interessante come si può lavorare su un soggetto come la quarta a Venezia cercando di non fare mai le stesse foto. Perché questo è il problema di fondo. Queste che vedete sono quasi tutte fatte per l'agenzia di stampa francese, la quale, come sapete, è abbastanza pignola e abbastanza pretende parecchio. Quindi ogni volta che succede dobbiamo inventarci una roba. Io ho finito le mie idee, spero che facciano le cose così. La quale non facciamo più. Sì, perché la faccio con Michele da quando... abbiamo stampato, stampavamo dentro Fotoattualità, perché non aveva la vasca ancora dell'Acras, ce l'hanno, ma stampavamo le foto della quarta che andavamo a fare fuori, perché lui mi mandava a me quando stavo dentro. Io facevo le foto, non andavo dentro e stampavamo della quarta. Cioè, se non devo fare questo,
Questo è come lavoravamo, poi dovevamo prendere le foto e in tempo portarle fuori sacco dove doveva partire, perché non andavamo via col computer. E quindi è un po' complicato farlo dall'84 fino ad oggi e cambiare ogni volta il modo di farlo male, perché poi si rivolta, insomma, la donna con la valigia, e l'uomo col pesce, la barca che passa, cioè, diventa ripetitivo, no? Questa qui è la quarta del 2008, la quarta quarta in assoluto. Questa foto fatta all'Arsenale, io quella mattina là ci ho messo, praticamente sono partito da casa alle 7 di mattina, perché sapevo che c'era stata la quarta eccezionale, non così eccezionale, devo dire. E quando sono uscito mi sono reso conto che era veramente eccezionale. E però non andavo in vaporetti perché era sciopero. Sono riuscito ad arrivare al fondamento nuovo e mi è entrata l'acqua a un certo punto negli stivali perché avevo quelli bassi. Sono andato a casa di mia mamma che abita all'Arsenale, ho preso quelli più lunghi perché sennò non era così. Mi sono asciugato e cambiato e sono arrivato in piazza San Marco nel culmine alle 12 e mezzo. Cioè io dalle 7 di mattina che sono partito sono arrivato, sì per carità ho fatto delle foto nel frattempo, però questo per dirvi la difficoltà a volte che c'è. Qui se non ci fosse stato il vaporetto qua andava via dritto fino al Diva, come potete vedere, una zona che normalmente non ha la quarta questa, chi conosce Venezia, insomma l'Arsenale è una zona abbastanza alta. Allora cosa facciamo? Vediamo di vedere la quarta alle prime luci dell'alba e con le prime persone che vanno a lavorare, qui alle 5 di mattina. Alza taccia. Questo per farvi capire che non è che le foto che facciamo vengono fuori per caso, spesso, anche, qualche volta anche per caso, però spesso sono frutto di ragionamento, ragioniamo in ufficio, cosa potremmo fare domani, questo è così, no, decidiamo così. C'è un lavoro dietro, anche rapido, perché poi ti fai sotto secondo, non è che si vede nessuno, però devi calcolare molto bene le cose in fretta. E qui la luce era sicuramente, sono stato fortunato perché la luce era favolosa, c'era una luce blu pazzesca, che so, poi il verde, questa è una di una serie di foto. Non potevo metterne 50, ovviamente ho scelto questa, però potevo scegliere un'altra luce particolare. Questa invece è la notte piena e la luce è completamente diversa, perché invade il giallo, invade tutto. Ecco, questa qui, Michele mi ha detto, oggi parlava posso dire una mia, sì. Era molto scettico sul fatto che fosse come fosse uno specchio, o che avessi lavorato a Photoshop la foto perché ho tirato una linea in mezzo. Io l'ho rassicurato che è estremamente, è assolutamente originale. Questa foto l'ho data a FP, ha fatto un giro enorme sulla rete questa foto qua. Quindi non avrei potuto toccarla, se non tagliarla e solo metterla a posto un attimo di livelli, che è quello che ho fatto. Questa foto è fatta in modo molto semplice, ho appoggiato, è di notte, anche questa, non so se era la stessa notte di quella di prima, probabilmente sì. Allora, giocava il fatto che era completamente vuota la piazza, l'acqua era molto alta, non ricordo quanto. Ho appoggiato la macchina per terra. Sull'ultimo scalino mi ricordo che l'acqua arrivava quasi a filo e ho dato una posa di 30-40 secondi, se non mi ricordo, comunque abbastanza lunga. E la posa lunga ha dato l'effetto specchio, tutto là, cioè. Però diciamo che ho dato una visione un po' diversa da quello che avrei potuto fare in una situazione normale, cioè fare la solita foto posata bene a secondi, però non avrei avuto questo effetto. Questo è un altro gioco un po' più grafico, se vogliamo. La quarta non era così alta qui. Però mi piaceva giocare sulla quarta, le passerelle e gli ombrelli in movimento, perché pioveva e c'erano tutti questi ombrelli colorati che andavano giù. A un certo punto mi ha colto questa cosa e ho detto, quasi quasi, gioco qui tempi un po' più lunghi di esposizione, non esageratamente lunghi, e ho fatto col cavalletto questo. Ed è un'altra interpretazione. Qui ci sono due casi
Abbiamo messo vicini. Uno è abbastanza recente, che è quello a sinistra. Quello a destra è un po' più vecchiotto. L'ho fatto Capodanno, quello con la quarta, 2 anni fa, 3 anni fa. Dove fa? Partecipi anche tu al concorso? No, di prima abbiamo vinto. Vabbè, insomma, a parte... Abbiamo già deciso, avete già deciso. Sono due foto abbastanza simpatiche, sono interessanti. Diciamo, si tolgono dal mazzo. Qui ho fatto un'altra cosa ancora. Ho fatto una serie di scatole anche qui. Vi faccio vedere questa, perché... ho giocato sulla prospettiva, giocando con teleobiettivo, cercando di far vedere il simbolo di Venezia, la gondola, anche se sfocato il movimento, però con qualche veneziano che si muove, cercando di dare una chiave di lettura un po' diversa. Questa è una foto che farebbe in media Elio Terry, forse, sul suo stile, no? Per esempio, passando a Canareggio, ti giri, guardi dentro il negozio e vedi sto qua che legge il giornale come era qua, ti sei talmente abituato a questo ad essere sotto che no. Dopo ci ho parlato, ecco, prima ho fatto le foto, dopo ci ho parlato, perché prima si scappa, dopo si vede a mano. Perché se no ti dice no, non la voglio, non la metto. Invece il signore mi ha chiesto, me la fai una foto. Questi qua sono due signori simpaticissimi che lavorano a Santa Maria del Giglio, che hanno un negozio, quello prima del ponte che va verso la regione. E sono passato di là, era una roba, cioè questi qui stavano tirando su tutte, era una bella quanta questa qui. E tirano su tutti questi abat-jour, è bellissima, perché dà proprio l'idea di veneziani che tirano su, insomma, una roba che è abbastanza tipica. Allora, qua apriamo un altro filone. Io ho seguito il Festival del Cinema, non arrivo come Menini che insomma non lavora nemmeno come me su queste cose. Lavora sicuramente in un altro taglio, io da quotidiani, lui da settimana. Però comunque vi faccio vedere le cose perché ne fate tante. E comunque rientra in un ragionamento che volevo fare su fotografare le persone. Noi, a differenza, allora, di fotomatori normalmente, quando fanno tante fotografie in giro, tendono a mettere, allora, o sono dei ritrattisti e fanno tantissimi ritratti delle persone, benissimo, anche ci sono delle cose splendide in giro di non professionisti, oppure tendono a mettere la figura umana in secondo piano spesso. Si fanno dei grandi paesaggi, si fanno delle foto di architettura, di ambiente, di città, di nuove... Però la figura umana non è mai la figura determinante, a meno che non si cerchi di fotografare la persona, ma è un accessorio che passa. A noi invece, perché lavoriamo per i quotidiani, è chiesto quasi sempre di fotografare le persone, perché ci sono interviste, perché ci sono delle esigenze visibile di far vedere le persone, i politici, le persone d'acolo, e spesso li dobbiamo ambientare. Il ritratto stretto in Italia non è proprio così utilizzato, purtroppo devo dire, si tende a sempre metterlo all'interno di un contesto. Spesso, magari dopo vedrete altre foto che ho fatto, c'è bisogno di fare lo scultore nel suo studio, ma deve vedersi lo studio, deve vedere che uno è un editore e deve essere un editore. Michele, per esempio, che ha fatto molto per un periodo quel tipo di foto, lo sa molto bene, e quindi devi usare piuttosto un grand'angolo, piuttosto che, cioè, devi usare. Questa foto è una foto che a cui tengo particolarmente, perché è una foto che mi piace molto a me. Ho fatto, però potrei non piacere niente, ma per come è nata, allora dovete pensare che qui c'era una riga di 100 fotografi, e io ero
quello che è capitato proprio dove lei si è messa quando questi colleghi alle spalle hanno chiesto di fare una foto in controcampo, cioè lei con i fotografi. E la fortuna ha avuto che era davanti a me, e io, quando loro hanno fatto la foto, gli ho detto: aspetta che questa è una foto, se riesco a farla, perché non è detto che mi dica, potrebbe anche mandarmi quel paese o non girarsi nel mondo. Lei è una persona molto, molto di stile, non l'ha fatta. Quando l'hanno fatta, se non mi uccidevano, gli ho battuto sulla spalla e ho detto: Giovanni, guardi un attimo, e sono un po' allontanato, però è venuta fuori sicuramente una foto diversa e particolare, che in nessun altro caso avrei potuto fare, e nessun altro in fianco a me sarebbe riuscito a fare. A volte ci vuole anche un po' di finito personaggio, insomma, in questo caso Giovanni mezzogiorno magari anche mi conosce, ma però comunque sia, se fosse stato un altro fotografo l'avrei comunque fatto. Questo è Harrison Ford posato nel 92, 92. Ecco, questa foto qui è uno di quei casi in cui il fotografo si sente danneggiato per quello che fa, perché perdi un pomeriggio per farla, perché devi aspettare, venga prima quello importante, prima entra Menino, perché è più importante, no, ultimo entro io, no, dico Menino, sto aspettando, comunque entra una serie di fotografi, io ero più sfigato, cioè, però comunque mi hanno dato l'opportunità di fotografarlo. Entro, ho 3 minuti, perché poi il difficile di questo lavoro è anche che entri con un personaggio di questo tipo, devi confrontarti, saperti confrontare, ma anche devi dirgli, perché non è che ti dice tu devi dirgli dove devi andare a fare la foto, perché in quel caso sei tu regista, lui è un bravissimo professionista, però dice bene dove devo mettermi. E tu hai appena visto la sala da... E questo è un ragionamento che per Marco l'aveva specificato molto bene nella sua serata. Quindi quella capacità che devi avere di decidere in pochissimo tempo. Cioè non è che puoi stare lì, ah non so, ti dice ciao, va via. Anche perché hai una gente qua che ha la lista in mano, che ti pressa, che dice... Sono rimasto molto male su questa foto, devo dirvi, perché è una foto che non è mai andata pubblicata. Mentre tutte le altre sì, e quelle dopo sì. Questa è l'unica foto che non ho mai pubblicato. Ed era una di quelle foto che ci ho perso. E tra l'altro, quando ho scelto questo tipo di posizione, di luce, gli ho spiegato perché il personaggio è duro, era molto entusiasta anche lui di questa foto. È venuta benissimo, e il capo redattore, di cui evito di fare il nome, perché sono buono, mi disse al telefono: guarda, ho visto la foto, abbi pazienza, il lato destro è troppo scuro. Cioè, a quel punto ho messo giù il telefono e ho pensato quello che state pensando anche voi, non si può avere un capo redattore della cultura che ti dice, che ti risponde questo. Non è l'attuale capo redattore della cultura, che anzi è molto attento a come lavoriamo, anzi ci sprona al contrario, però diciamo che all'epoca, insomma, un camicia scuro, pazienza, dovevo usare il flash, però. Questa volta quest'anno, Chris Brosnan, qua è la difficoltà di fare una buona foto, diventa sempre più difficile, perché i primi anni in cui ho cominciato a fare la mostra del cinema io, ci si poteva muovere, c'era una gestione delle cose, un po' perché eravamo meno, un po' perché non c'erano tante televisioni, perché la carta stampata contava di più probabilmente, c'era un modo di operare da parte degli operatori della Biennale, ad esempio, molto più permissivo, cioè tu andavi e dicevi: vorrei fare questa cosa, vedo se riesco a farla, a fare, magari non la facevi sempre, però ogni tanto la facevi. Oggi sei perennemente dentro una gabbia. Noi viviamo la mostra del cinema dentro una gabbia, cioè non puoi andare giù del gradino perché sei
dentro l'Excelsior non puoi andare in certe aree, ma neanche se l'attore ti dice va bene, cioè devi fare carte false. E quindi purtroppo devi sfruttare quei pochi momenti che sono rimasti, perché poi si stringono i tempi che queste persone hanno a disposizione, perché hanno 100 interviste con la televisione, che sono importanti, e con i quotidiani fanno un'intervista collettiva, e il fotografo non deve entrare, perché tanto il fotografo le fa in passerella, le foto le fa il fotocall, solo che noi non possiamo fare tutte le foto del fotocall, tutte le foto della passerella, cioè bisogna inventarsi qualcosa, tutte le foto degli arrivi, perché le foto che si vedono sono sempre quelle. Purtroppo sono cambiati i tempi, è un po' paradossale, perché insomma, come dicevo prima, vediamo foto dappertutto, le scambiamo su Facebook, su social network, c'è un giro enorme di fotografie, c'è un'enorme richiesta maggiore di fotografie rispetto a una volta. Eppure non riusciamo a capire perché i fotografi sono controllati in questo modo. Forse dico una cosa, bisognerebbe controllare un po' meglio forse come vengono anche dati gli accrediti, perché spesso ci si trova a fianco delle persone che dici ma tu guarda il fotografo o no, perché io non ho niente contro chi impara e comincia, perché anche io ho imparato. Il problema è che se quello che impara non è uno che lavora e ci vive questo mestiere, ruba un posto, crea disordine perché non sa lavorare, quindi c'è qualche filtro forse un po' più attento. Il problema è che tutte le istituzioni che fanno qualsiasi tipo di evento tendono a buttare sui numeri e quindi dire abbiamo avuto 1500 fotografi, magari i fotografi erano 50 meno, però funziona così insomma. Questa è un'altra foto che non avrebbe detto molto se non ci fosse stata questa flashata che è arrivata dentro gli occhiali. È un po' ci giochiamo queste cose qua, cioè bisogna farlo con il tempo giusto, cioè aspettare. A volte capita per caso come questa situazione. Sicuramente se non sarebbe stata assolutamente diversa. Questa qua è una foto che ho tirato fuori per spiegare, per esempio, alcune volte, questa l'ho fatta, mi pare, quando lavoravo con Piermato. Non so se ti ricordi. Sì, sì. La difficoltà che si ha a volte di fotografare le persone è non sai dove mettere, hanno poco tempo, oppure ti infilano dentro due interviste e dici ma perché devo sempre infilarmi io, non puoi infilarsi altri dentro le interviste delle foto mie. Non si capisce perché le interviste sono prima di tutto, le foto ti puoi incastrare dentro. È vero che noi siamo molto bravi, come tanti, diventati molto bravi e siamo colleghi, ma insomma, c'è una volta che... Qui è uno dei casi che si è avuto un po' più di tempo e ho pensato di fare un ritratto diverso. Due registi francesi, non particolarmente famosi, ma molto bravi. E ho dovuto spiegargli come volevo fare la foto, insomma, non è che li ho presi. E loro anche erano abbastanza entusiasti. Insomma, La cosa più banale sarebbe stato prenderli e metterli di fronte al muro. Tutti e due col faccione, no, non dicevano niente. Tra l'altro questi qui hanno anche di connotati un po' particolari, quindi si prestavano molto. Questa è fatta l'ultimo anno, lo scorso anno, del cinema, è il regista Ken Kiduk che ha vinto il Leone d'Oro. E io avevo avuto notizia che era da una mia giornalista che arrivava in piscina allo Celsio. E quindi si presumeva che avesse vinto qualcosa. Questa foto però l'ho messa perché spesso capita che l'ultima foto che fai, questa non era la foto posata che ho fatto, era l'ultimo scatto che ho fatto perché mi ha detto ciao ciao. Come spesso vengono fuori delle foto particolari, magari più belle di quelle che ho fatto in posa, che hanno fatto anche gli altri fotografi, da uno scatto che non aspetti, però qui il gioco della mano molto prepotente sull'obiettivo, no? È vero che anche certe volte certe situazioni si cercano, non è che
ci posizioniamo per caso, no? Ma a volte cerchiamo che l'evento venga verso di noi, a volte riesce, a volte non riesce. Questa è un'altra foto come quella di Chris Brodno, dove magari l'atteggiamento gioca la differenza, fa un po' la differenza, lui fa le facce, no? Però saperlo cogliere, non essere preparato, non essere distratto, guardiamo sempre il monitor, guardiamo un sacco di foto per guardare il monitor. L'altro giorno parlavo con Breno Gardini, era un po' strano, diceva, quando l'ho fotografato mi diceva, voi guardate sempre il monitor, ha ragione il fatto, perché questo, non scattando più con la pellicola, guardi il monitor, una volta perdi le situazioni, e dici, ecco, non bisogna guardare il monitor, bisogna guardarlo dopo. Però è così comodo, però purtroppo che ci spinge a guardare. Ma se dovete avere delle domande, buon volentieri, insomma, se vi vengono delle cose, che interrompete, insomma. Ecco, questo è un esempio, invece, noi quando facciamo dei... Qui era la serata finale della mostra del cinema, però questa foto io non la uso per la finale della mostra del cinema, la uso perché c'è una luce particolare, perché noto in quel momento che Marco Muller, il direttore del festival, è dietro alle quinte, io sono su un'angolazione che lo vedo bene e sfrutto sta foto, colletto bianco, non prego, colletto bianco su nero, con tutto niente dietro, sta luce che arriva dentro, me la uso 3.000 volte durante l'anno e i prossimi anni, no? Quindi cercare di fare anche quelle foto che nell'immediato non servono per il servizio, che però mi tornano utili fra un mese, perché mi viene in mente che quella foto, quella volta che ho fatto, perché non è che poi puoi ripetere le situazioni, o ci sono, le vedi, o le perdi. Quindi la capacità del fotografo sta anche su questo. Questo è Spike Lee, questa foto l'ho messa perché mi piaceva molto, a parte che eravamo in un momento in cui si riusciva ancora a entrare nel Lancia Caffè, ci facevano entrare. E quindi eravamo in pochi, e quindi in pochi riesci ad avere con il personaggio quell'intimità che non puoi avere neanche nel fotocall, perché sei in 150, cioè sei un numero e mezzo, no? E quindi non puoi interagire con lui. La camicia qui, fantastica, gli occhiali, il rosso, lo sguardo su rosso, fa la sera. Questa qui mi sono messa per un motivo. Questa è Sofia Coppola, che vince il Leone d'Oro 43 anni fa. E allora io non dovevo esserci dentro i 20 fotografi, perché girano, sono le grandi agenzie, però durante il festival del cinema io AFP non la faccio perché ci sono due staff, al massimo gli diamo un aiuto per alcune cose, ma non ci lavoriamo, a meno che non ci dicano tu vai dentro ma non ho un posto davanti, proprio i primi posti. E quella volta non ero tra i posti assegnati di primo, però mi hanno recuperato con quattro posti liberati ai lati, posto sfigatissimo in fondo. Infatti non riuscivo neanche a fare le foto perché avevo tutti i profili, ma non andiamo a vedere. Però su uno di quei momenti in cui, se tu sai cogliere quell'unico momento che ti arriva, cioè il caso voluto che lei è scesa proprio vicino a me, che ero sul lato sinistro, cosa ho fatto? Ho fatto la foto che gli altri non possono fare, perché gli altri non sanno quello sfondo che ho io intanto e non hanno la mia posizione. Il profilo, non sarà molto contenta lei perché ha un naso abbastanza pronunciato, però il profilo, la luce che aveva, fa una foto sicuramente diversa. E quindi il saper sfruttare il posto sfortunato, nonostante tutto, cercare di portare a casa una foto. E secondo me ha valso comunque questa foto, il posto sfortunato. Allora, finiamo a mostrare il cinema, stiamo sempre sui tratti però. Questo è Cesare De Michelis, editore, e dovevamo fare un servizio commissionato su di lui, fa parte di una serie di scatole. Qui ho usato un granulare abbastanza spinto.
Io lo uso spesso per questo tipo di ritratti. Molti mi criticano perché il grand'angolo è molto complicato per l'ottica da ritratto, non sembra. Io credo che se usato con testa dà dei risultati. Dà dei risultati che un'altra ottica non ti dà. Questo è un 1424 Nikon, il 28, che è un'ottica splendida, secondo me. Non solo per la qualità, ma per la visione che ti dà, la possibilità di lavorarci. Se tu lo tieni molto dritto, molto in asse, il soggetto molto al centro, come in questo caso, puoi anche permetterti di fare un taglio dopo. Però il libro che è in primissimo piano ti viene dentro. Non riesci ad avere questo tipo di profondità con un tempo. Dovresti studiare tutta un'altra cosa e perderci tutto un sacco di tempo. Però qui ci sono vari filoni e varie idee su questo. Io lavoro così, ho visto i risultati di oggi. Altri non lo fanno. Questo è l'opposto. Qui ho cercato di fare Paolo Baratta in una situazione sicuramente diversa, telata. Lui ha una faccia molto forte, quindi ho giocato molto su un taglio da moda più che molto dentro, no? Però ho cercato di mantenere comunque un elemento d'arte quanto presente a Biennale dietro. Era una serie di ritratti fatti apposta per questo, quindi fa parte di un servizio. Questo è Elio Tebrit, l'anno scorso mi pare, cioè, la nostra biblioteca. Allora, devo dire che lavorando per il Corriere della Sera spesso abbiamo delle possibilità in più, perché per esempio qui era un commissionato da Milano su una doppia pagina che doveva uscire 3 giorni dopo, il giorno della mostra, quindi d'accordo con la pagina degli eventi dovevo andare con una giornalista in esclusiva, quindi lui sapeva che arrivava. È chiaro che lavori con più facilità, ti aspetta ed è più disposto perché ti capiti da più tempo. Non è che sempre però i personaggi, i fotografi con queste caratteristiche ti dicono va bene, sì, buongiorno, sono qua, dove devo mettermi, facciamo come faccio quello che c'è. Possono dirti non mi interessa, non mi piace, non voglio questo. Lui è una persona splendida, parla italiano, ha uno spirito fantastico. E quando gli ho detto la foto che volevo fare che era questa, subito ho andato a prendere la macchina fotografica, mi ha fatto lo scherzo dell'occhiale, mi ha anche fotografato quando me l'ha data, purtroppo. E però è logico che insomma, se hai a disposizione il tempo e la disponibilità, certe foto le fai in modo diverso. Ho messo lì a fare l'unico scatto importante, cioè lui e Venezia. Non lo volevano lui all'interno della mostra, perché io l'ho fatto anche durante la mostra, ho fatto per tutta la mostra io e lui e la Patrizia Scolanese da soli, però è logico che quello che ti aspetti, ma loro servivano una foto d'apertura su questo. Allora, questa è una foto che ho voluto mettere perché l'abbiamo fatta, non l'ho fatta da solo, l'ho fatta con Marco questa foto e l'abbiamo pensata insieme. Allora, chi conosce Plessy? Plessy è uno dei più grandi videoartisti del mondo e questo è stato un servizio commissionato dalla Cultura del Corriere del Vento per l'inserto Veneto Style, quindi dovevamo lavorare con una certa qualità, con un po' più di impegno e di qualitativo, diciamo. Chi conosce il suo modo di fare videoarte sa che lui lavora molto sui colori. Da Michele credo sei molto amico di lui, no? Ha fatto un anno, per esempio, mi ricordo l'arancione, il rosso che veniva giù dal Museo Corrèze, splendido. Un altro anno ha fatto una vela all'ingresso della Biennale galleggiante, no? Che andava su e giù con l'acqua. Ha inaugurato ha fatto la pubblicità della B&W, per esempio, mi ricordo, tutto sul blu. Quell'anno andava tutto su, faceva delle cose tutto sul blu, aveva fatto sull'acqua, no? Aveva fatto, mi pare, l'inaugurazione dei mondiali in moto con le cascate di luce e l'acqua che venivano giù dalle foto. E quindi abbiamo pensato, e abbiamo detto prima, di fare tutto un servizio studiando
sui colori che lui usa. Quindi il blu come preponderante e poi abbiamo giocato un po' con la inquadratura. Come l'abbiamo fatta? Perché questo forse mi può interessare. Abbiamo impostato la macchina sul tungsteno, quindi la luce che arrivava alla finestra nel suo studio della Giudecca, che era uno studio enorme, la luce che arrivava alla finestra diventava blu. Ho usato il flash sulla macchina fotografica con una velina per rendere la luce del flash a termine blu, in modo che lui ce l'avevo corretto, e abbiamo usato un flashetto che qua non si vede, che dà un effetto sui capelli, mi pare di vedere uno. E tutto il servizio è stato fatto così. Lui in primo piano, lui appoggiato su le cose di arredamento. E è stato. Gli è piaciuto molto per lui alla fine, quello di quei servizi. Non è stato semplicissimo, devo dire. Ci abbiamo lavorato un pochettino. Infatti, ho fatto il 4 flash. Questo è un altro tipo di ritratto, sicuramente, questo è Tiziano Scarpa, che aveva vinto quell'anno il premio Strega, che tra l'altro è un collaboratore del Corriere della Sera e del Corriere dell'Evento, quindi lo conosco molto bene. Qui eravamo insieme, io dovevo seguire lui, che doveva all'ultima biennale fare un pezzo per il Corriere del Veneto, però dovevamo farla insieme, perché io dovevo fare lui in certe situazioni. Ovviamente l'abbiamo concordato alcune cose, perché insomma non poteva portare la biennale, poteva fare lui dappertutto. Qui era dentro il padiglione austriaco, che era molto interessante, perché c'erano praticamente i pavimenti tagliati sotto, non so se qualcuno ci è andato e l'ha visto. E quindi ho fatto una serie di foto anche qua, dove si vede lui con le scarpe che spuntano da sotto, però ho portato questa perché è quella che mi piaceva di più. E lui che spunta tra due pareti e io ero dall'altra parte della parete, e lo sguardo che guarda in alto, sta guardando la via della Madonna. Allora, questo è Gianni Ricò, è uno scultore bravissimo che abbiamo a Venezia, che ha fatto esposto sue sculture in tutto il Veneto e non solo. Allo studio a Santo Stefano, e dovevamo fare sempre un servizio, insomma, commissionato. Il problema è che lui non lavora su un unico tipo di struttura, no? Cioè fa il marmo, fa il ferro, fa il legno e dipinge anche. Quindi era un po' complicato far vedere tutti questi suoi aspetti. Cioè la cosa più semplice è metterlo davanti a tutte queste cose, però io ho cercato di fare una foto un po' diversa. A luce ambiente col tele, e ho schiacciato alcune cose in legno, una in ferro, una in marmo, lui che sbuca e dipinto dietro. Dopo anche questa fa parte di una serie di scarpe. Questo è Enzo Cucchi alla Biennale, non ricordo di che anno però, scusatemi, questo non lo so segnato, credo nel 92, 93. Uno dei più grandi artisti italiani questo. E lui aveva il vizio di... ha tuttora il vizio, fa una fatica tremenda di guardarti in macchina. Io, tutte le volte che ho fatto l'ho fatto non riuscivo, non sta fermo. Vedova era più o meno così. Io di Vedova fatto la volta dei ritratti tutti mossi, non riuscivo. Non stava mai fermo. Ecco, questa qui ve l'ho portata perché è una foto un po' particolare. Cioè, voi vederla così magari può non dirvi più di tanto, può piacervi o meno. Questa qui è una scrittrice che vive a Venezia, si chiama Donna Leon, molto, molto conosciuta all'estero. È quella che fa le storie del commissario Guarnetti, non mi ricordo di fare. Lei non si fa fotografare, cioè non vuole farsi fotografare. Se tu vai lì e dici sì, una cosa per una foto, assolutamente no. E quindi avevamo saputo tramite il nostro caporedattore del Corriere del Veneto che lei è patita di musica barocca e quella sera sarebbe andata a parlare a un concerto, all'inizio di un concerto. Però non potevamo farci vedere che noi fotografavamo, perché avrete capito. Siccome l'avevamo intervistata, però non potevamo non mettere la foto, cioè o rubare la foto in giro, dovevamo farlo. Sono andato lì e mi sono nascosto, seduto tra il pubblico, e tra tante foto abbastanza banali che ho fatto, perché poi alla fine era lei che parlava,
è venuta fuori questa foto qui. Con queste mani che guarda in alto, e insomma, una foto abbastanza interessante, presa nel suo contesto però. Stessa cosa con la signora. Potrebbe sembrare un posato, ma non è così. Spesso non abbiamo il tempo con tutti i personaggi che durano a fianco di farli posati, perché deve scappare via, perché non è previsto, perché... Però se uno ha pazienza e c'è il tempo, magari stando lì, col tele, aspettare se guarda o non guarda, cercando di chiudere, usare lo sfocato perché magari hai degli elementi dietro che ti danno fastidio, riesci a fare un ritratto che potrebbe benissimo essere un ritratto fatto apposta. Questa era una sala pessima, difficilissima perché era buio. Eravamo dentro la Marciana e lei presentava il suo ultimo libro. Persona dolcissima, bravissima, però che non mi ha dato neanche un secondo. Perché mi ha detto non c'ho tempo, se vuole mi fanno una parola. E io l'ho ritrovata là. Devo dire che sono riuscito almeno con uno scatto a portarla a casa. Una foto almeno che non era banale. Questo è Pierre Cardin. Potrebbe sembrare un ritratto commissionato, non è vero. L'ho fatto a San Giorgio un giorno che arrivavo per Bagno. C'era la festa di Carla Bruni, non mi ricordo perché è vinto, c'era forse Minuccia Prada, presentava qualcosa. Vedo arrivare lo stilista, io conosco molto bene suo nipote Rodrigo e lo seguiamo anche su molti lavori. Dopo queste foto, non si ricordo, gli sono piaciute molto. E lui su queste foto non c'era nemmeno accorto che la faceva. E poi ho fatto delle altre foto di lui che camminava. Questo per dire che spesso alcuni ritratti vengono fuori senza averli cercati troppo, ma così per puro caso, per la capacità nostra di stare lì. Questa è di Diana, la Biennale ai Giardini. L'ho messa non perché mi esalta la foto, ma per un ricordo, insomma. È un ricordo molto bello che ho di lei, come persona, come si rapportava con le persone. Qui devo dire che ho avuto abbastanza fortuna, perché è una di quelle volte che tu studi una posizione e dici mi metto qua perché presumo che, prevedo che passi di qua. La gente, se voi guardate, era molto distante, perché avevo transenato dietro in maniera esagerata. Tanta gente intorno, insomma, c'era una situazione abbastanza difficile. Ho avuto solo un momento in cui ho avuto un buco libero. E mi si è aperto davanti lei che mi ha guardato e ho avuto il tempo di fare tre scatti, proprio clic 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 e fine. Dopo, tutto quello che ho fatto dopo l'ho fatto col tele, per dirvi. Però è uno di quei casi in cui a volte la posizione che scegli risulta efficace. Non è sempre così. Però spesso capita che lo fai molto con l'occhio, col tempo. Questo è un altro ritratto fatto in un momento come uno spike lì, però molto più raccolto, più meno complicato, e magari viene fuori un ritratto che è più espressione del personaggio, diciamo. Colto magari, mi pare che stavo bevendo un bicchiere qualcosa, un tavolino seduto. Avevamo fatto degli altri scatti, però questo mi piaceva particolarmente. Insomma. Questo ve l'ho portato perché volevo raccontarvi come spesso accade che vai a fare, non so, dei ritratti commissionati. Questo è il direttore del Centro di Musica Francese, che apriva in quei giorni quando lavoro per FP, io su questa cosa. Il problema è che dovevo fare un servizio su una cosa che era ancora in restauro. Allora, direte, come fai a fare un servizio su un restauro, fotografando il direttore dentro il restauro? È stato complicatissimo perché avevo dovuto fotografare certi posti no, e l'unico posto dove c'era la possibilità di fare un ritratto a questo signore era sulla scala, io da sotto, col tele, perché i soffitti erano una delle poche cose che non avevano toccato o appena finito forse appena finito di restaurare. E quindi bisogna spesso adeguarsi a quello che trovi, soprattutto
quando non vai preventivamente non hai il tempo di andare a fare un sopralluogo a vedere com'è la situazione, cioè, e devi adattarti e avere la capacità di adattare il tuo lavoro a quello che trovi. Qua vado via un po' più veloce perché vedo che sono già le 10:30. Qui parlo un po' di foto di set, perché Venezia comunque, al di là del fotogiornalismo, si girano un sacco di film, si girano un sacco di personaggi. Questo è Woody Allen con Kimosi Stewart nel 95, durante una pausa ripresa in capo San Quentin, cioè la Fenice. Gli sta spiegando come deve fare una parte. Qui andiamo a dicembre 2011. Questa è Dakota Fanning, un'attrice americana molto conosciuta al pubblico giovane, che fa una parte nel Rio Marine, che è un panning, perché lei faceva, ha fatto ben 30 volte una corsa praticamente, sfiancata praticamente. E qui l'ho giocato sul panning, perché non c'era molta possibilità di fare altro. Però il mio intento su questo set è stata un'altra situazione, da dove non si poteva, perché non era semplice, a marzo, come conoscete. C'era una luce particolare che qua, non era semplice perché il posto dove ero io, vicino a Querini, Santa Maria Formosa, non era semplice perché non c'era possibilità, perché avevano le riprese su, facevano riprese da un posto, avevano le luci su un altro e non sapevano dove mettersi. Allora abbiamo trovato una scalinata quasi infinita in acqua su una barca e da in fondo col piede siamo riusciti a fare questa foto qua, io e altri colleghi, che però insomma, risultava molto efficace. Ecco, vi dicevo, la foto di Dakota Fanning non l'ho fatta, non ero lì per Dakota Fanning, l'ho fatta perché ero lì, ma ero lì per Emma Thompson, perché era sceneggiatrice. Vi racconto una piccola storiella simpatica, per come a volte succedono le cose e fai fatica anche a gestirle. Sul set, dopo quella foto che avete visto prima, lei era che controllava come andava. Io l'ho vista con la coda dell'occhio. A un certo punto ho visto che era sparita, ho mollato il set e ho detto prova a seguire, vediamo dove va. Ho fatto una calle parallela e mi è sfilata di fronte e l'ho seguita per qualche minuto per vedere dove andava. Lei mi ha visto perché non era invisibile, era 300, si capiva che era un fotografo tanto, vediamo. Però da donna, da persona seria, ha detto adesso. L'ho seguita fino in capo San Polo, finché a un certo punto le ho detto senta signora, posso fare una foto? Lei non mi ha detto di no e mi ha preso sotto braccio e sono rimasto, cosa fa questa donna? Cioè, è matta. Mi ha portato per 40 minuti a spasso per Venezia, mi ha detto non mi fai le foto qua, le facciamo dopo. Siccome non so la strada, mi dice, pioveva sotto un blazer, la roba pazzesca, su questo lavoro succedono queste robe. Non tutti i giorni queste, che non c'è neanche altre pezze, non so. Però è stato simpatico perché l'unica foto che sono riuscito a fare di Emma Thompson è stato davanti al ponte di Rialto prima di salutarla in 3 secondi. Però ho detto vabbè, il ponte di Rialto me la porto, ho detto perché dove vado, cioè, si va sul ponte di Rialto. È venuto fuori una serie di ritratti molto belli. In alcuni cui mi guarda, questo mi piaceva per di più. Però come per dire che a volte succedono dei fatti che sono imprevedibili, no? C'è quello che ti tira dietro qualcosa e magari anche ti piglia, oppure resti, cioè chi si aspetta insomma che sta qua ti porta in giro e ti domanda devo fare un regalo a mia mamma, dove compro la guana per mia mamma. Ecco, cosa non è detto, non succede. No, sta foto qua l'ho portata perché si ricorda bene Matteo, credo. Questa è stata una foto difficilissima, infatti un po' sporca, se vedete c'è qualcosa sotto che non ho potuto tagliare, ma ho tralasciato il taglio. Perché? Perché c'era dei pannelli che si coprivano per non farsi dover fare, cioè non si riusciva, eravamo in Piazza San Marco, quindi non eravamo dentro la calletta, però sono riuscito, ho messo l'obiettivo in mezzo, sono riuscito a fare la sequenza di tutti i cammini avanti con San Giorgio dietro, fatalità, l'ho cercata, insomma non è stato semplice.
Questo per dire che spesso vediamo delle foto che sembrano pulite, fa, però quando vediamo il risultato finale è una cosa, non sappiamo cosa c'è dietro. Questo è Johnny Depp durante la ripresa di Alto. In questa foto ho fatto delle foto le ho fatte da una barca che andava su e giù in piena nebbia. E non vedevo cosa succedeva bene. Tra l'altro devo fare le foto per un collega che mi dava. E quindi con 200-300, a un certo punto ho visto la roba celestica, pigiama, doveva essere lui. Dopo ho visto che era lui. Queste sono delle foto di scena che ho fatto per un film tedesco diretto da Carlo Rola con Ben Becker, che è attore famoso con l'accento, con la cravatta, e Jürgen Vogel, che forse conoscerete un po' di più. E, era ambientato negli anni 30, ho fatto delle foto in bianco e nero e colori, abbastanza complicato, ma comunque insomma, soprattutto questa. Perché capite perché complicato, insomma, perché non è che sei lì che fai le foto mentre fanno le riprese, quindi fanno prima le riprese, soprattutto in queste situazioni qua, sono state dentro ore qui, non riuscivano a fare la scena, no? Dopodiché all'ultimo momento mi dopo un entrato, fai due scatti, ah buongiorno, grazie. Sono andato dentro e lui correva, insomma, se devo mettermi qua e devo rifare esattamente la stessa inquadratura, no? Però sono andato a dire che grandi proteggiamenti. Qui volevo farvi un ragionamento, però siccome sono già le 10:40, non so se fosse il caso, non è un po' più veloce. No, volevo farvi un ragionamento, non è sulla foto di foto, ma si vede anche per Marco. Mi piace anche la foto in sé che ho fatto, però il ragionamento era sul fatto di riprendere, cioè della singolarità di un evento. Cioè, non esiste una realtà di fatto, ma esiste, soprattutto in fotografia, esiste la realtà che ogni fotografo ha e come la sviluppa, perché di fatto le possibilità sono infinite, il punto di ripresa, alto, basso, laterale, sinistro, il momento di scatto, il colore del momento. Questo era da agganciare un ragionamento che andava sul diritto d'autore, perché c'è una considerazione che un certo tipo di fotografia, compresa quella di news, non è soggetta di diritto d'autore, o almeno non pienamente, perché non è creativa. E io contesto completamente questo principio, perché ritengo che non debba essere una foto bella creativamente, dal punto di vista creativo bella, ma debba essere riconosciuta come diritto in quanto fatta da una persona singolarmente, non perché è bella. Ci sono dei quadri bruttissimi che comunque c'è la gente che compra, ci sono degli scritti bruttissimi o bellissimi, però anche gli scritti brutti vengono scritti, vengono comprati, però votano il diritto d'autore. Non capisco perché sulla fotografia non debba essere questo. L'Italia è l'unico paese dove c'è una legislazione che prevede, la legge 663 mi pare, una distinzione netta tra fotografia creativa e semplice fotografia. Beh, il fotogiornalismo ha considerato semplice fotografia. Questa sembra una foto per FP, dovevamo fare non si parlava ancora di grandi navi, l'ho fatta prima. Abbiamo scelto un posto di un punto di ripresa molto alto da Lilton con le navi che entravano. Ho preso un freddo, va pazzesco. Mi sono reso conto che entrano una nave ogni mezz'ora comunque. E quindi l'invadenza qui, insomma, certo io l'ho forzata con teleobiettivo, però insomma si rende l'idea del contrasto che c'è forte. Questa è una foto notturna, ci sono alcune foto qui, ci chiedono a volte di fare delle foto che servono di contorno a Venezia romantica, no? Io ho giocato un po' sul mosso, un po' sulla luce, insomma. Questa invece è una notizia dentro la notizia. Ero andato a fare un servizio sui portieri d'albergo perché ci servivano a corredo di un pezzo che parlava appunto di tutti. Il portiere dei Gritti però era prima di restauri. Mi fa, sa che questi sono l'ultima volta che fotografa queste chiavi? E io chiedo perché? Perché domani andiamo in restauro, la prossima settimana. Quindi diventava una notizia all'interno della notizia che andavo a svolgere e quindi sfruttavo questo scatto
per riportarlo poi per un altro utilizzo. Questo è un altro commissionato, il tram non andava ancora, abbiamo fatto questa foto aspettando aspettando Brad Pitt, esatto, che poi non l'abbiamo neanche fatto. Aspettando Brad Pitt, ho detto, ah, che interessante, il piccolo numero che passa col sole tramonto. No, sì, adesso è vista e fatto, però non è stato proprio semplice fare, perché poi non passava sempre. Questa fa parte sempre di un tipo di foto, ma qua ce ne sono centinaia di questo tipo di foto. È logico che giochi anche su questo, perché poi questa foto qui va riproposta sempre. Quella larga, quella stretta, quella lunga. Questo sono su, invece su un servizio che ho fatto per Corriere della Sera poco tempo fa, sugli restauri. E qui siamo sul tetto di una chiesa, su un soppalco enorme che hanno costruito i francesi giuditi profondamente nuovo. E mi piaceva, insomma, a parte il contesto comunque, che era molto importante, questo soffitto molto particolare che stavo recuperando in un modo pazzesco. Qui invece una chiave diversa per leggere la Madonna della Salute. C'era il patriarca in collegamento video alla marittima, perché non era presente il patriarca a scuola, però io ho preferito andare a fotografare i lumini, i ragazzi che stavano preparando fuori, perché mi piacevano molto, che poi li hanno portati in processione. Vabbè, questo gioca il contrasto, questo è successo i fatti pesanti, che mi sono picchiati forte, era una contromanifestazione contro la Lega, credo, a settembre. E, sul Ponte degli Scalzi, a un certo punto, girando l'occhio, ho visto la bandiera sopra i caschetti di poliziotti, insomma, il contrasto era netto e forte, come parlo da solo. Questo è il Mose, fatto per il Corriere della Sera aereo, dall'elicottero, 3 anni, 4 anni fa, credo, all'inizio del cantiere, poco dopo il cantiere. E si sfruttano questi momenti per farsi delle foto che vanno bene sempre, la Venezia dall'alto, con un taglio preciso. Questa foto è arrivata al secondo premio in quest'anno. Vista così, può essere un po' piacere o meno, però se vi dico cos'è, si capisce meglio. Dopo la conferenza stampa della mostra del cinema chiusa, c'è una giornalista che dorme su uno dei divanetti che dopo un minuto prima erano sovraffollati, con la donna delle pulizie che passa dietro e fa: sarebbe cambiata molto la foto se non c'era la donna delle pulizie, per dire. Però ci vuole, ogni tanto ci vuole una dose di fortuna. Questa fa sempre parte di quelle foto che si fanno quando si fanno altri servizi, li usi dopo. Il mendicante, e qua in questo caso gioca il gondoliere girato dalla parte opposta, insomma, che... Questa qui io l'avevo vista arrivando. Arrivavo e ho detto, o vedevo che i ragazzi si buttavano. E quindi ho corso e ho detto, adesso la faccio, che si butta. Sono arrivato lì, giusto giusto. E ho beccato il momento che... Cioè, non solo una di queste, così, con l'uomo che passa sul ponte. Se non c'era l'uomo cambiava di più molto la foto, devo dire. Però comunque, interessante. Vabbè, qui ho giocato sul movimento, era una protesta di studenti contro le chiusure delle scuole, del conservatorio. Ho giocato un po' sul movimento, sul mosso, che mai sono stato. Io ho visto allora, Michele, vuoi che scorro un po' più veloce? Questa fa sempre parte di un servizio sulle foto che vanno sempre bene, no? Della Venezia romantica, del gondoliere. Questa è fatta a mano libera con la luce della luna, con l'ottanto del centro. La silhouette sul fondo blu. C'è una luce splendida per la silhouette, molto pulita la nera. Questa l'ho cercata ovviamente. Ci ho messo un po' perché ho aspettato la persona giusta che passava, il padiglione russo alla Biennale qualche anno fa. Però insomma li chiamava, senza figura umana non diceva niente. Questa è quella che ho azzeccato questi giorni di copertina, la neve è arrivata giusta, e anche qua il gioco grafico, se non c'era il rosso probabilmente la foto diventava un po' banale, però il rosso e anche la scatola, il sacchettino rosso,
Ho fatto con mio figlio, non lo so. Vabbè, qui c'è un mix, perché insomma, l'ultimo dell'anno, la quality piazza, ma quando mai si dice che era più, insomma, è stata una roba folle, la gente si è divertita a morire, io un po' meno. Però insomma, è stato interessante. Questa qui è una foto che ho fatto molta fatica a fare, perché vista così sembra semplice, però è fatta col tele, di uno, dovevo fare un servizio sul turismo, però di uno seduto pacifico, bello, in mezzo alla piazza. Solo che se la facevo con grand'angolo non rendeva uguale e quindi ho dovuto mettermi col tele verso il molo. Però c'era un miliardo di persone che passavano in mezzo, ci ho perso un sacco di tempo, però alla fine sono riuscito a farla. E secondo me ha reso diverso che farla. Ce l'ho anche nell'altra versione, però questa è sicuramente migliore. Stiamo andando verso la fine. Allora, qui volevo raccontarvi come nasce uno scoop e come certe volte noi siamo costretti a sacrificarci. Sacrificato in questo caso era lui, ma potrei essere stato io nel caso avesse cambiato. Era in arrivo di Angelina Jolie e Brad Pitt per il film famosissimo del Turis che ci hanno parlato sopra. A noi avevamo avuto una soffiata che sarebbero arrivati nel pomeriggio alle 3, l'abbiamo saputo a mezzogiorno però questo. Io venivo da un altro posto e spesso queste notizie sono da verificare, perché spesso ti dicono tante cose e poi non accadono o magari vanno da un'altra parte. Questa volta però avevo la sensazione che sia la persona che me l'aveva data, sia c'era una serie di elementi che mi facevano pensare che eravamo forse molto vicini alla verità. Chiamai subito Marco, gli dissi devi venire giù e prendere il 300, non faccio tempo. Arrivò in tempo e nel frattempo vidi la scorta che arrivava, però io conoscevo la scorta perché conoscevo questi qui, perché siamo più o meno sempre gli stessi che girano sui personaggi grossi. Conoscevo Salvano, che è ancora amico, ma quindi l'ho visto, ho detto ah, sei qua, Mercedes che arriva. Lì abbiamo dovuto prendere una decisione. E spesso questo tipo di servizi noi non lo facciamo quotidianamente, l'ho fatto per un periodo, ma però a volte si capita. Devi decidere come agire. Allora, noi sapevamo che sarebbero scesi lì, ma non sapevamo sulle pontile. Allora, il pontile A è dove poi alla fine sono scesi, dentro la cabana. Poi c'è una sbarra della finanza e sul pontile B sarebbero potuti scendere. Quindi, nell'impossibilità di andare verso il pontile D perché non ci facevano passare, uno di noi due doveva sacrificarsi e andare sulla posizione C, perché se andavano di là io sulla posizione B, Marco sulla posizione C, così che abbiamo deciso, lui aveva il tele più lungo però perché era più distante, perché se non si fermavano sull'A li perdevamo. Quindi di fatto Marco si è sacrificato, ma sarebbe potuto succedere il contrario. Io sul pontile B mi sono confuso tra la gente che c'era, perché c'erano dei veneziani che guardavano la scena. Loro sono arrivati, sono saliti sul pontile A e lì abbiamo fatto questo scoop. Insomma, le foto hanno girato. Poi noi non facendo gossip non sapevo che i due gemelli che voi vedete pixelati, perché in Italia non possono girare le immagini di muri, qua ci sarebbe da aprire tutto un capitolo, ma non è possibile farlo. Non sapevamo che erano i due gemelli. Io non sapevo che erano i due gemelli della coppia. L'ho saputo dopo, quando le foto sono arrivate a New York. E quindi le foto hanno acquisito ancora una maggiore importanza, perché le foto di loro con i gemelli in giro non ce n'erano. O ce n'erano, credo, uno o due. Queste foto hanno fatto il giro. Pensate che per farvi un'idea, l'ABC americana ha fatto con 11 scatti un servizio di 2 minuti. Unici scatti fissi, non avevo fatto un video lì. Li hanno montati, gli americani sono grandi in questa roba. L'ABC è uscita dopo qualche giorno con questo servizio esclusivo per l'America, venduto dall'Italia, proprio dall'America. E molto interessante da vedere come hanno montato con 11 foto, perché poi la sequenza è stata molto rapida, perché poi sono saliti, sono andati via, cioè non è che
Concludo facendovi vedere alcune foto originali e alcuni pubblicati per farvi vedere come a volte si prende una foto, viene tagliata come in questo caso, questa è sempre la quarta del 2008, il taglio è stato fatto alla prima pagina con un taglio destra a sinistra, però sostanzialmente non hanno cambiato, diciamo, l'informazione, non hanno rovinato, diciamo, il senso dell'immagine, anzi quasi l'hanno quasi migliorata in questo caso. Vedete come però i giornali internazionali esteri, a differenza dei giornali italiani, puntano a fare un impaginato prima guardando le foto e poi ci mettono il testo. Questo non accade secondo i giornali italiani, o molto raramente. La foto diventa un riempitivo del testo, delle gabbie che hanno studiato prima. E questo secondo me è una pecca dei giornali italiani. Questo è un altro esempio simile, l'assalto di Serenissima a San Marco, non sto a spiegarvi più di tanto, il taglio a destra non ha danneggiato in questo caso l'immagine o comunque l'informazione. Questo invece è un altro caso in cui la foto a sinistra originale l'avevo fatta per un servizio sui giovani sulla vita notturna a Venezia. Mi è tornata utile a maggio dell'anno scorso, quando il Corriere del Veneto ha fatto un inserto in Italia sul Veneto, abbiamo fatto 11 servizi all'interno, ed è diventata Dialogo col Mondo, tagliando sulla sinistra, in questo caso quasi si è rafforzata la forza dell'immagine. Questo invece è un caso ancora diverso, una foto recentissima di quest'anno, nell'ultimo dell'anno, di AFP, sul Sun Herald di Sydney. Però la foto è fresca ed è dell'ultimo dell'anno, ma l'articolo sotto non c'entra assolutamente nulla con la foto sopra. Usano una foto fresca per parlare di un altro concetto. Questa invece, chiudo, è sempre la pagina 2008, sempre di FP, che va a finire in doppia pagina sul Guardian, e addirittura c'è l'inverso, cioè la foto diventa una doppia pagina interna. Il Guardian lo fa spesso, fa una doppia pagina, non so se lo fa ancora come lo faceva fino a poco tempo fa, fa una doppia pagina con una foto scelta e il testo diventa lui secondario. In questo caso avrebbe potuto scrivere all'inizio del 2008. Io ho finito. No, uso Nico, sono un iconista convinto, ma poi Eclisse, oggi i grandangoli sono fatti molto bene. Io lavoro con uno o due corpi secondo di quello che devo fare, normalmente con uno. Se devo fare cose particolari con due, banalmente. E quando ho servizi importanti, ho il 14-24, 28-70, 80-200. Dopo se serve 300, ma il duplicatore, sono altre cose molto particolari. Qualche ottica fissa dipende un po'. Ah, full frame, adesso. Io volevo chiederti una cosa, visto che spesso pubblichi su quotidiani, quindi in bianco e nero, se il fatto di dopo trasformare la tua foto in bianco e nero condiziona quando fai la foto? No, allora, normalmente non vengono passati in bianco e nero le mie. Quotidiani a volte. Allora, io lavorando per Corriere della Sera sono tutti full color, per cui non lo fanno, a meno che non c'è una foto che chiama. Però sulla nuova, ad esempio. Sì, sulla nuova, sicura. Io ho passato tutti e tre i giornali, quindi ho passato poco il gazzettino, però in un'altra epoca, devo dire, perché sono 84, non era il gazzettino di adesso. 10 anni la nuova, non posso dire chi è meglio nei paesi, perché non ho voce giusta. Posso dire che mi trovo bene al Corriere, ma perché forse c'è una sensibilità diversa. Molti giornalisti che sono stati presi venivano da esperienze magari nazionali, un po' più attenti, ecco, all'immagine. Anche noi abbiamo i nostri tagliatori qua fuori, se ogni tanto capita. A me una volta mi ha tagliato una foto di un gol di Lello Cervone di Venezia che ho inquadrato col marginatore. La palla, cioè un gol senza palla, non è rovesciata, che foto sì. Cioè, ho visto. E l'anno sono riuscita a tagliare la palla. Per fortuna che non la firmano.
o non sempre. Altre? Io voglio chiedere due cose per Andrea. La prima, perché non mi hai già risposto, e cioè appunto una domanda basata sul fatto che tu avevi fatto, insomma, avevi lavorato per 3 quotidiani, quale di questo ti, in quale di questo ti hai non tanto trovato meglio, ma su quale di questo avevi avuto più modo di esprimersi. Però mi è piaciuta molto quello che hai detto sulla sensibilità, e credo che in sostanza quello che volevo capire me l'hai detto. Sì, probabilmente, certo. Perché potrei aggiungerti, certo, che probabilmente, parlo per la mia esperienza, perché poi per i due clienti, tre clienti che abbiamo di base nel conto giornalismo, cioè Corriere della Sera e FP, mi ritengo abbastanza fortunato. Penso che FP è un'agenzia, per esempio, che è molto, molto rigida, beh, te l'ha detto bene Pizzoli, però ti lascia molto spazio. Cioè, se tu vuoi fare, diciamo, un servizio va fatto di 4 buone foto, altre 4, 6, 7 così e così, che vanno, che seguono di 4 buone foto, e poi altre 3 che puoi inventarti la cosa, no? Cioè, non so, gli stivali sull'acqua colorati, i piedi nudi dentro. Ecco, una cosa che in FP ti fanno fare. In AP, che ci ho lavorato, in ANSA non te la fanno fare, ti prendono la foto e ti chiamano e dicono, oh, ma che male è andato, cioè, da Roma. E ti senti un po'. Ecco, qui su FP devo dire c'è una sensibilità diversa, ma c'è un capo diverso, c'è un'organizzazione, una struttura mentale diversa a monte. E quindi c'è più libertà da questo punto di vista. Sicuramente ci sentiamo molto più liberi quando scappiamo. E quindi mi ritengo fortunato. Poi lavorare per il Corriere della Sera ovviamente hai, come ho detto prima, dei vantaggi spesso, perché hai un canale conferenziale quando vai a fare qualcosa, perché sei il Corriere della Sera, perché esce la pagina, perché, insomma, c'è un'attenzione diversa, quindi hai una possibilità migliore. E poi c'è un'attenzione anche grafica, sicuramente migliore. Io immagino, cioè prima tu hai parlato, perché mi è piaciuto abbastanza quando hai parlato di come, cioè, hai detto un paio di volte che qualcuno mi ha detto questo, qualcuno mi ha detto quello, ho sentito questo, ho sentito quello. Mi piacerebbe un attimo entrare, non proprio nei dettagli dei nomi, ovvio, però sono nei dettagli su quello che sono i vostri informatori. Cioè è chiaro che voi che fate questo tipo di lavoro, avete una volta, io ricordo quando lavoravamo assieme, c'erano i portieri del Verbo, insomma tutte queste cose che sappiamo. Oggi? Noi le informazioni, i canali informativi sono, vabbè, io ho una redazione alle spalle, quindi sono fortunato, perché chiaramente sono un filtro forte, no? Però spesso, ne parlavamo proprio oggi con Marco, do delle informazioni io, o perché ci passo, perché me lo dice l'amico, o perché l'ho letto, o perché l'ho visto. Cioè, ci sono sicuramente dei canali. Quel tipo di canale che dici tu, qualcosa d'albergo, c'è chi lo fa, entriamo in una sfera diversa, però. Quelli che fanno gossip, quelli che fanno. Certo. E allora gli pare molto scafista, cioè perché se arriviamo a questi livelli. No? Ma la radio della polizia? Cosa? Non c'è più. Fanno 3 giri di nera. Ah. Una, se capiti che l'hanno fatto dopo, prima, non ti parlo. Okay. E come, cioè una notizia che poi va a finire in prima pagina, no? Cioè tu, quando ti capita che ti mandano, riesci a capirlo, cioè riesci a capire subito l'importanza di questa notizia, cioè come nasce questa notizia, nel senso tu vai là, capisci che gli devi dare più interesse o riesci a capire che sono immagini che comunque lasciano un po' di tempo? A volte succede, è successo recentemente, ti dicevo prima, non me l'avevi chiesto, ma se mi confermo, ricordo. Per esempio ho fatto una cosa sulle grandi navi, c'era un pezzo che doveva fare una Nutella dopo, però su quella della sera anche un grosso, una pagina, quindi un pezzo importante. E quando il capo a Milano ha visto le foto, ha detto no, mi chiamo e fa il capo d'attacco, fa no, Andrea, questa roba la mia mai prima. Però mi ero accorto che facevano le foto, sì, le foto erano forti, certo. Però non è che sempre puoi dire. Cioè, o poi capire anche il direttore, cioè il direttore la vede e dice boh, per un turista per vedere. Cioè. A volte ti fai le orecchie, ma non è che. Però ti gaspa di distanza. E il tuo lavoro con l'arrivo del digitale quanto è cambiato? Cioè chiaramente non lo faremo mai più,
con i piedi a modo, a stampare il bianco e nero, comunque era cambiato il modo di essere un po' più preso. No, perché è interessante che una volta quando... Adesso sono fatto piano. No, mi ricordo Don Luigi Cortese, caporedattore della Nuova Venezia, carissimo amico, e mi ha detto, ma tanto adesso che ho passato a digitale, vedrai che avrai delle macchine più leggere, ti farà bene. Mm-hmm. Io guardavo, ma sarà. Boh, ho ragione. Adesso dai il computer, l'iPad, mm-hmm. i cavi. Io ho un coso solo di cavi. Mi porto dietro un affare che certe volte non trovo neanche i cavi. Cioè, o carica batterie, cioè diventa un incubo solo caricare le batterie. Se ti dimentichi, ti serve meno. E dopo c'è che qualcuno si dimentica in studio, non lo so. La fotografia, cioè il video può essere un'alternativa interessante, hai detto che qualche momento è capitato, no? Poi già sì, il video è, secondo me, è una necessità. Cioè sarà una strada che ci fa sopravvivere? Ci farà sopravvivere, e io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Piermarco Menini nella prima serie, che la qualità si fa sopravvivere, prima di tutto. Se fai qualità, c'è un interesse a chiamarti, se non fai qualità, va perché ti va a portare a casa il pane, probabilmente prendono le foto dei social network. C'è gente che è bravissima, che fa delle foto che perdono un sacco di tempo, che io non posso permettermi, però ne vedo un giro, tante. E quindi noi siamo schiacciati su questo, da questo punto di vista. Vi faccio un esempio su tutti. Il giorno del terremoto in Emilia, quando è crollata la statua Piazzale Roma, Marco era vicinissimo. Ho detto, fa un salto che è caduta la statua. Io l'ufficio a Santa Margherita, no, a Castello. È arrivato in studio e prima che arrivasse c'era già una foto su Facebook. Adesso, una volta noi eravamo gli unici testimoni. La foto c'era brutta, possiamo metterci dove vuoi, però c'era. Quella Facebook era brutta. No, sicuramente, perché è chiaro, discorso di campo. Approfondimento, secondo me, nel lunghissimo periodo, non so quando, ci sarà sicuramente una ricerca di approfondimento per il fotografo. Ma già lo noto io in questo periodo. Il fatto che molte agenzie intermedie sono sparite, perché hanno chiuso, non trovano più materiale. Perché prima, le grandi agenzie sono su un target diverso, perché fanno degli scatti che vanno per internazionale. Io li faccio qualche volta, ma sono sopra. No? Però quando un quotidiano ha bisogno di una foto, che ne so, per ponte di Calatrava, la lavoro via, per non lavorare domani, ma non lavoro più domani, per rinviare a Roma, dove la trovo? Allora mi tocca chiamare il fotografo locale, che secondo me è l'unico che ce l'ha con una certa qualità. E quindi probabilmente si riaprirà un discorso, un filo con i fotografi locali. Se non altro per la qualità che possono darti, in certe situazioni, non sempre. Ma poi chiaro, insomma, c'è una certa stampa che forse è, però se arriva il Papa, cioè, la misura. Ancora tre domande e poi ti lasciamo e ti ringraziamo. Cioè, la prima è questa, se per sé qualcuno non deve aggiungere. Certo, anzi ti grazie per come vieni che stasera prima l'ho ringraziato qui con noi e abbiamo ancora il piacere della bella serata che ci hai dato. Dicevo tre domande veloci, così insomma. Tu lavori ormai diciamo 30 anni, quelli che possono essere, fanno più o meno, non so, un po' meno. Lavori da un tot di anni. Ti è mai venuta la voce, è sempre in questo, cioè hai anche cose, non so, ti conosco bene, però ragioniamo con questo, è anche il percorso che stasera hai voluto mostrarci. È la scelta nostra. Cioè, appunto, il percorso che hai voluto mostrarci. Dicevo, ti è mai venuta la voglia di tornare, cioè di fare un qualcosa che anche tu la mattina vai in edicola, acquisti il giornale e vedi la notizia del giorno prima? Cioè, voglio dire, sto fatto che sai sempre le cose prima, no? Nel locale. Qualche volta, saperle dopo? Sì, ti è venuta. Ok, allora continuiamo così. Quindi se ti è venuta vuol dire che sicuramente se non fossi stato un bravo fotografo, e credo che insomma su questo non possiamo dire nulla, che cosa avresti fatto? Ragioniamo. Ragioniamo. Okay.
probabilmente, ma meglio così allora. La finiamo poi diamo solamente la domanda a Pier Marco, così poi io finisco. No, una cosa veloce. No, volevo capire, ricollegandomi al discorso della mucillagine. Sì. Secondo te, sai che questo qua per me è un argomento molto importante, fino a che punto tu ti arrivi, va bene, fra virgolette, a intervenire sulla foto? Il discorso l'ho fatto qualche prima. Io ho pochissimi casi di intervento, perché credo, ma lo condivido anche Marco per lavoro con me. Volevo ci capire sono, i tuoi allora, limite. C'è un limite, no? Allora, ci sono dei colleghi che creano delle situazioni che dopo tutti noi guardiamo. Dopo, quando ti fai l'occhio, capisci che è un po' costruita, perché non è possibile che tutti quegli elementi, in tutto quel momento, cioè, no, non esista, no? C'è un modo di fare, secondo me. Allora, se c'è l'evento, non falso niente. Se l'amico va in acqua, mi ravviva la situazione. Non posso buttare 20 persone dentro, però. Cioè non posso sconvolgere quell'elemento. Soprattutto su fatti dove sono coinvolti tante persone. Cioè, se vanno a una manifestazione, non posso fermarli ogni 3 minuti per dirgli mettete qua, mettete là, mettete su, mettete su. Cioè, che fa 2 volte, basta. Dopo cerco di cogliere i momenti della manifestazione. Così quando c'è una vista di personaggio pubblico importante. Cioè, questo secondo me fa parte del gioco. È la paura della perdere lo scatto. È la paura di perdere lo scatto che fa fare questi molti colleghi, sì. L'insicurezza di quello che avviene dopo, o quello che avviene mentre tu scatti, ti porta a voler gestire la situazione da regista. Ma non potrebbe. Ma non è quello che è. Non potrebbe essere un fatto di voler rendere molto più evidente una verità. No, ma valore su certe situazioni non su tutte, secondo me. No, beh, certo, infatti a questo discorso volevo capire. Ti dico, io l'ho fatto raramente, lo faccio raramente. A volte lo faccio, sì. Ecco, per esempio, l'ultima foto, questa qui, non l'ho chiesto alla signora, alla donna, di andare via con la foto. Sì, sì, cioè, no, mi ricollego anche sono diventato matto per le polemiche ultime su Wolver Photo. Wolver Photo, ma lì l'uso del Photoshop, il cielo in Siria che non è mai stato così blu. Insomma. Capire, insomma, dove stiamo andando? Io ho un mio parere, che, allora, l'altro giorno parlavamo con Breno Berlin, del quale non condivido una posizione, Michele non è d'accordo con me, però ha detto io sono d'accordo con te, non condivido due cose, una che condivido, una no, che Joseph Kubelka è un grandissimo fotografo che conosciamo molto bene, siamo messi che insieme, non è un grande tecnico, è vero, non è un grande tecnico, però è un grande fotografo, cioè tu la foto sua la vedi a 100 km, questa è una foto di Kubelka. Questo significa che non basta essere legati tecnici per diventare fotografo. Primo. Ma non c'è dubbio. Non condivido quando dice che tutta la fotografia che non è bianco e nero, fatto con come lo fa lui, non c'è fotografia. No. Non esiste questo discorso qua. È un cambiamento. E quando è uscito il colore? Non c'è fotografia. Scherziamo. Che se le foto meravigliose sul colore che le interpreti grandiosi, cioè. È riduttivo di questo. Non trovo che ogni tempo abbia e noi dobbiamo adeguarci. Ci sono delle regole da rispettare, questo sono d'accordo. Secondo me, e nel mio parere, i cambiamenti che fai su un'immagine, che sia in camera oscura, che sia un colore, che sia un digitale, deve rispettare determinate regole. Non deve essere troppo invadente e deve fare la stessa cosa che tu avresti fatto in camera oscura. Questo è. Non posso aggiungerci dettagli, non posso dare sfocature che non esistano, non posso. Cioè, questo è. Ma stanno scoprendo la qua casa. No, ci sono tanti punti di vista, volevo capire. No, allora se parliamo di fotogiornalismo. Sì, sì, no, certo. Se parliamo. Stiamo parlando di fotogiornalismo. Se parliamo. No, è liberissimo. Foto d'arte, no, fotogiornalismo parlavo. Cioè, noi abbiamo un problema deontologico. Non posso prendere una foto che va sul quotidiano, magari nazionale, e gettare un caso. Mi dicono, ma no,
questo fa capire perché prima ho detto che a volte noi ci fermiamo con molto rispetto però a parlare di fotografie, spesso non trovandoci d'accordo, che però va benissimo. Beh, finisco, l'ultima veramente, poi come sempre noi ti diamo un piccolo ricordo di questa serata, che spero anche per te insomma sia stata piacevole. E tu stasera sei venuto con un tuo caro e bel bambino che è qui davanti, che ha 7 anni, ma... Ok, lo so, sì, vabbè, ragione di questo. E se un giorno ti dicesse papà io voglio fare il tuo di lavoro, tu cosa ti diresti? Decide lui, sì, ok, certo, però... Ecco, beh, sì, certo. Ne parleremo fra 15 anni. Ah, com'è la situazione? Però... Se riesco a dare impressione io. Ok, perfetto. Allora, come sempre noi diamo un piccolo ricordo a Andrea, ma lo ringraziamo di cuore. Tu l'hai fatto, ci ha fatto vedere molto bene il racconto del tuo lavoro. E grazie veramente a te. Grazie a te. Ci vediamo l'uno per l'ultimo incontro, per fortuna per voi. No, scherzo.